sicurezza se va a calcio all'interno. In termini traspirazione ormai pochissima, come ci sono dei prodotti a calce, visto che i calci ci sono tanti tipi, andrebbe fatta la distinzione tra due tipologie di calci, che sono le calci aeree e le calci idrauliche. Le calci idrauliche sono quelle che induriscono a contatto con l'acqua, sono più dure e sono più simili ai cementi e generalmente vengono utilizzate all'esterno, perché hanno il doppio processo di cottura. Adesso le calci aeree, come i grasselli, quelli che si tengono dentro bagnati dentro le sacche, quelli sono le calci aerei e sono le calci eccezionali molto più simili alla terra cruda. Quindi le calci idrauliche vanno verso il cemento, sono più duri, meno plastici e meno traspiranti. I leganti aerei sulle calci si avvicinano alla terra cruda, ma non la raggiungono. Questa è un'altra particolarità interessante di questa, che è l'umidità relativa del muro. Nonostante lei fa tutto quel mestiere, mantiene la sua umidità relativa sotto il 4%. Quindi la ragnatela non la trovate mai sulla terra cruda. Cioè, se voi mettete una trave di legno e il muro terra cruda, l'insetto allora sempre sul legno. Se ci mettete un pezzo di metallo come era il pantaleo, il cemento armato, l'insetto va a finire sempre dove c'è l'umidità relativa più alta, non lo fa il nido dove l'umidità relativa è bassa. Ecco perché la ricerca per capillarità è da evitare, perché se no ci vanno anche gli insetti, cioè ci trovi proprio gli scorpioni se non la isoli bene, ma se la isoli bene lei fa il suo mestiere.